sempre una felice. Ginevra Natale, scuola media paritaria, classe prima Maria Fiorenza Nardi, la vita del nonno. Stilisticamente semplice e scorrevole, il tema dell'affettività affrontato attraverso la dolce e simpatica descrizione della figura del nonno, racconti di un mondo lontano e di una vita vissuta si trasformano in un patrimonio inestimabile di grande ricchezza emotiva. Apprezzabile la valorizzazione del ruolo dell'anziano, che non viene avvertito come un peso o un arbusto appassito, bensì come una pianta ancora viva e vitale in grado di regalare emozioni. Si chiama Dario e la sua mente è come un diario. Un diario di ricordi belli e brutti, ma quando li racconta, pazzitire tutti. È nato in campagna, vicino ad Arezzo, in una località chiamata Il Pozzo. È il quarto di 8 fratelli, alcuni bravi, alcuni monelli. Lui, per esempio, era un burlone, faceva scherzi in ogni occasione. Spaventava la gente per la via, rubava i polli dalla stia, incollava noci alle zampe dei gatti e questi scivolando diventavano matti. Era una gran bella famiglia e a Pasqua non mancava mai la ciaramiglia, un dolcetto tondo e salato tipico della zona in cui il nonno è nato. E alle 11 tutti alla messa, a benedire le uova, ad onorare la festa. In quella chiesa davanti all'altare uomini e donne si dovevano separare. Era un'usanza del paese, mariti da soli e figli con le spose. Poi a settembre, ad autunno iniziato, ad Arezzo, la fiera dell'antiquariato. Tutti in città dovevano andare, vestiti bene per non sfigurare. C'era un'altra occasione da non mancare, la giostra del Saracino, il gioco tradizionale dell'Aretino. La vita del nonno così è stata molto serena, è un po' complicata. La guerra ha vissuto, il padre e un fratello ha perduto. Gioie e dolori, pianti e risate, così le sue stagioni sono passate. Oggi è ottantenne, gli è difficile dormire e seduto sul suo letto riposa la sua stanchezza. I suoi occhi sono anacquati dalla pioggia della vita, il suo cuore è di pezza, le sue guance arrossate di nostalgia. E forse lui si sente da buttare via. Il mio nonno è così, dolce, testardo e brontolone, ma quando gli sono accanto provo una grande emozione.